Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura le elezioni per il nuovo rettore dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, il professor Sergio Caputi, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, è il nuovo magnifico rettore. L'elezione è arrivata al terzo scrutinio con uno scarto di 62 voti. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Inizia ufficialmente oggi l'era Sergio Caputi all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. Al terzo scrutinio il direttore del Dipartimento di Scienze Mediche è riuscito a spuntarla sul collega del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Liborio Stupia. Rinnovamento e riorganizzazione, queste le priorità del neo rettore. Il mio progetto da attuare è quello di espandere l'università un pochino di più oltre i confini regionali, quindi far diventare l'università un volano del nostro territorio per un'espansione su tutto il territorio nazionale. Per mettere in atto questo dovremo sicuramente rendere la macchina più snella, modificando i regolamenti troppo complicati e facendo una parziale rimodulazione dell'apparato amministrativo. Il suo sarà un programma in un certo senso che andrà in discontinuità con quello della passata gestione. Ma io non parlerei di discontinuità o continuità, è un programma nuovo per cui io al passato prendo quello che c'è di buono da prendere, abbiamo delle strutture meravigliose, un corpo docenti di tutto rispetto, un personale fantastico che magari andrà un pochino ampliato, però fondamentalmente la base di partenza è molto buona e quindi credo nella riuscita del nostro progetto. L'Università d'Annunzio arriva da un anno però difficile di veleni, di polemiche. Ma l'Università d'Annunzio arriva da 5 anni di problemi, dovuti in parte anche alla nuova legge Gelmini che ci ha trovato un pochino impreparati, quindi i dipartimenti non erano pronti a reagire a questa novità, l'abolizione delle facoltà ha determinato qualche altro problema, per cui c'è stato un momento di disorientamento che adesso io cercherò di superare e portare avanti con forza un progetto quindi di rinnovamento comunque di quello che è la nostra università. Professor Caputi, nuovo rettore, tra l'altro studente della D'Annunzio che si è laureato alla D'Annunzio. Sì, io sono nato a Chieti, vivo a Pescara e ho studiato qui alla D'Annunzio, ho fatto il mio corso di laurea in medicina e chirurgia. Quindi credo di essere forse il primo rettore della D'Annunzio, che è un ex studente della D'Annunzio. Andiamo avanti con il nostro giornale. Adesso ci spostiamo a Teramo, dove questa mattina si è svolta l'assemblea dei sindaci sulla sicurezza dell'acqua del Gran Sasso. All'incontro è intervenuto il vicepresidente della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, che si è impegnato ad ottenere l'isolamento totale dei laboratori di fisica nucleare dell'autostrada dai punti di captazione da parte del Ruzzo, che è la società che gestisce la distribuzione dell'acqua nella provincia teramana. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Assemblea dei sindaci teramani, indetta dal presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, sulle future strategie di messa in sicurezza della captazione delle acque del Gran Sasso. Presenti le principali istituzioni coinvolte, come l'acquedotto del Ruzzo, l'ASL di Teramo, e in rappresentanza della regione Abruzzo il vicepresidente Giovanni Lolli. Il primo importante messaggio è stato quello che tutti hanno rivolto ai cittadini: l'acqua del rubinetto che bevono i teramani è assolutamente sicura, anzi migliore di quella in bottiglia. L'errata comunicazione di non potabilità da parte della dirigente dell'ASL di Teramo ha incrinato i rapporti di credibilità con l'opinione pubblica e recuperarli non sarà facile. L'acquedotto del Ruzzo si sente parte lesa? Ma lo è parte lesa, perché poi in fin dei conti la nostra acqua, quella distribuita in rete, e questo è consultabile dalle analisi che noi stiamo quotidianamente mettendo sul nostro sito per fare un'operazione di trasparenza, sono sempre state assolutamente potabili. Quindi è chiaro che l'allarme purtroppo ci ha generato un danno oggettivo. Cosa chiedete alle istituzioni? Ma noi chiediamo soprattutto
quello che in realtà già stiamo condividendo, e cioè di fare in modo che certi episodi non si debbano più ripetere, e poi da ultimo di mettere definitivamente in sicurezza la captazione del Gran Sasso, che per noi ha un'importanza fondamentale, per noi ma per i cittadini, voglio dire, non solo per noi ruzzoreti alla fine. La provincia di Teramo si rivolge ai sindaci, loro rappresentano il territorio, e che cosa dice? Questa è l'Assemblea dei Sindaci, la sede istituzionale più importante del territorio provinciale. Questa riunione serve, uno, a ricapitolare in una sede istituzionale lo stato dell'arte, quello che è successo, due, anche a cercare di capire cosa bisogna fare, perché un bene prezioso come l'acqua sia erogato in condizioni di assoluta sicurezza. Il problema vero è ora come rendere compatibili tra di loro tre realtà fondamentali: l'acqua del Gran Sasso, l'autostrada del traforo e i laboratori di fisica nucleare. Serviranno opere di messa in sicurezza e nel frattempo si moltiplicano i controlli con nuovi e sofisticati strumenti di misurazione. Il problema è serio e va affrontato in un modo serio, e cioè noi abbiamo tre cose importantissime. La prima ovviamente è l'acqua che ci beviamo. La seconda è un'autostrada che è un'arteria decisiva per il presente e per il futuro di interi territori. La terza è il laboratorio di ricerca più importante che c'è in Italia. Queste tre diciamo, grandi patrimoni debbono convivere, e però interferiscono tra loro, e interferiscono tra loro in un modo non corretto. Allora chi buttiamo dalla torre? Nessuno. Il problema deve essere risolto in un modo radicale, cioè evitare ogni interferenza. La cosa è possibile, la stiamo studiando, la stanno studiando intanto i soggetti che sono coinvolti in questa vicenda con proprie risorse, perché il laboratorio venga messo completamente al di fuori di ogni interferenza con l'acqua e anche l'autostrada. La presenza a Teramo del vicepresidente Giovanni Lolli è stata anche l'occasione per una manifestazione di protesta sotto la sede della provincia da parte delle lavoratrici di alcune cooperative di servizi per le pulizie scolastiche, che rivendicano maggiore stabilità per i loro contratti di lavoro. Adesso due notizie di cronaca. La prima, una rapina in banca a Pescara in azione questa mattina nella filiale di Via di Sotto della Caripe in zona Colli. Tre uomini con addosso occhiali e parrucche che si sono chiusi nell'istituto hanno legato il personale e sono fuggiti con un bottino di circa 70.000 euro. I malviventi sono entrati in azione all'orario di apertura. Secondo quanto appreso non erano armati, ma hanno mostrato un barattolo con dei fili elettrici dicendo che era pronto ad esplodere. Hanno atteso la direttrice all'esterno, l'hanno fatta entrare insieme ad altri tre dipendenti. Una volta dentro hanno legato tutto il personale della banca, atteso l'ora di apertura della cassaforte, e poi l'hanno svuotata. In seguito sono fuggiti a bordo di un'auto rubata, secondo le prime informazioni direttamente alla direttrice. Secondo alcuni testimoni si sarebbero espressi i malviventi in italiano senza inflessioni dialettali. L'allarme è stato lanciato attorno alle 9. Sul posto la polizia con la squadra volante mobile e scientifica. Ovviamente sono in corso le indagini e soprattutto le ricerche dei malviventi. Ancora un rifugiato straniero di 25 anni originario del Gambia, ospite in Italia, è stato arrestato a Montesilvano dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Pescara in collaborazione con il personale della squadra volanti nell'ambito di un'attività di contrasto allo spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane incensurato è titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico e ospitato in un hotel di Montesilvano, in quanto poco prima aveva venduto due dosi di marijuana a due ragazzi di 13 anni. Fermato in via Ariosto in due palazzine già oggetto in passato di alcune operazioni contro lo spaccio di droga e il commercio di merce contraffatta, il 25enne, una volta bloccato, è stato trovato in possesso di un involucro contenente un'altra dose della sostanza. Lo straniero è stato condotto nel carcere di Pescara a disposizione del PM di turno Rosangela Di Stefano. I due minori invece, che hanno dichiarato di aver comperato la droga anche in altre occasioni nella medesima zona, sono stati
riaffidati alle rispettive famiglie, come disposto dalla Procura per i minorenni di L'Aquila, che è stata interessata del caso. E andiamo adesso proprio all'Aquila per tornare ad occuparci delle elezioni amministrative. Anche il simbolo di Abruzzo Civico parteciperà alle prossime elezioni. A tenere a battesimo la lista è stato l'onorevole Giulio Sottanelli. Sentiamo il servizio di Germana Dorazio. Abruzzo Civico si conferma nella coalizione di Americo Di Benedetto per correre a queste elezioni amministrative all'Aquila. Perché la scelta di esserci anche all'Aquila? L'Aquila è il centro più importante a livello regionale perché è il capoluogo di regione, è il centro dove anche si vota per queste amministrative e insieme all'Aquila Abruzzo Civico è presente anche in altre 5 realtà importantissime, quindi da Avezzano in provincia dell'Aquila ma anche nelle altre 3 province, a Teramo con Martinsicuro e Tortoreto, a Pescara con Spoltore e a Ortona con Succhieti. Quindi è un movimento civico regionale che già da anni e sul territorio, abbiamo rappresentanti in ogni provincia, in tanti comuni e quindi L'Aquila era per noi un tassello importante. Abbiamo allestito un'ottima squadra che sicuramente darà grande supporto per la vincita del candidato Americo Di Benedetto, ma anche grandi soddisfazioni a noi perché i 32 candidati sono fortemente motivati a fare bene e quando c'è la motivazione, c'è la passione, arrivano anche i risultati. Che squadra è quella messa in campo per L'Aquila da Abruzzo Civico, un investimento che tra l'altro questo movimento sta facendo sul territorio aquilano? È una bella squadra, una squadra fatta di persone diverse che vengono da ambienti diversi, che hanno come obiettivo comune di impegnarsi per i cittadini senza ideologie politiche alle spalle. Questo è un passaggio molto importante perché c'è bisogno di un riavvicinamento del cittadino ai beni comuni, ad innamorarsi, deve tornare il cittadino ad innamorarsi della propria città, soprattutto di una città bella come L'Aquila che purtroppo ne ha passate tante ed ha bisogno oggi di una coalizione forte, di un gruppo forte che sia in grado di presentare soprattutto idee, proposte e progetti per rilanciare questo territorio. Qual è il valore aggiunto della squadra? Che sono civici e che hanno tutte le competenze necessarie per poter partecipare attivamente alla vita della città, per poter soprattutto ascoltare i cittadini, perché sono cittadini come gli altri, che hanno deciso però di impegnarsi in politica e perché vogliono tornare a far politica vera, quella politica che è fatta di amore per il territorio, di amore per i cittadini, di amore per le risorse storiche, artistiche, naturali ed enogastronomiche di cui L'Aquila e l'Abruzzo sono ricche. Ecco perché Abruzzo Civico punta ad un civismo vero, non ad un riciclo dei cosiddetti cinici, come li chiamiamo noi. Andiamo avanti, cambiamo argomento e ci occupiamo di sanità. Il futuro dell'ospedale di Penne sarà al centro lunedì prossimo di un incontro tra il prefetto di Pescara Francesco Provolo e la FIALS. Si vuole evitare l'accorpamento di alcuni reparti dell'ospedale San Massimo. Il servizio è della redazione di Vestina News. Gabriele Pasqualone, segretario regionale FIALS, lunedì avete questa riunione col prefetto per evitare l'accorpamento dei reparti dell'ospedale di Penne. Sì, abbiamo questa riunione dalla sua eccellenza prefetto di Pescara per cercare di trovare una soluzione, è una soluzione di emergenza per quando è stato già decretato dalla ASL Pescara l'accorpamento di ben 3 reparti, un unico reparto, con tagli di posti letto, soprattutto taglia di assistenza ai residenti, soprattutto dell'area Vestina, perché nel momento in cui ci sono circa 15 posti in meno, che adesso già sono super dimensionati perché abbiamo l'indice di occupazione al 100% e per di più Pescara ogni sera, ogni notte, ogni giorno telefona per sapere se ci sta disponibilità di posti letto. Questo metterebbe un'area veramente d'emergenza per Penne per fare una continuità assistenziale. Tutti i paesi dell'entroterra si trovano in una situazione veramente d'emergenza, ma la cosa più grave è che le ultime elezioni purtroppo i cittadini hanno scelto di mandare a casa quella parte politica che stava distruggendo tutto il territorio, tutto, non solo la ASL, la sanità abruzzese, ma stava distruggendo le aree interne. Questo non ha portato a niente, perché quei dirigenti che ci stavano prima del cambiamento politico ci sono anche adesso, stanno continuando a distruggere soprattutto assistenza sanitaria dell'entroterra e questo è gravissimo, perché i cittadini pagano le tasse uguali a quelle della costa e hanno diritto all'assistenza sanitaria, perché l'assistenza sanitaria, l'articolo 32 della Costituzione è un decreto sanzionato
sancita dalla nostra Costituzione e credo che di tutti i residenti dell'Ento Trent hanno lo stesso diritto dell'assistenza di quelli che abitano lungo la costa. È una cosa vergognosa. Cerimonia solenne questa mattina a Pescara per l'arrivo a Palazzo di Città del medagliere storico dei Bersaglieri per il 65esimo raduno nazionale che sta per entrare nel vivo e lo farà nel weekend. Vediamo insieme il servizio. Il 65esimo raduno nazionale dei bersaglieri che si concluderà domenica con la sfilata degli oltre 40.000 fanti piumati. Attese nelle prossime ore in città Pescara oltre 100.000 persone, tante le iniziative in programma in questi giorni. Questa mattina cerimonia solenne in comune sotto le note della fanfara per la consegna del medagliere storico che resterà a Palazzo di Città fino al 21 maggio. Il medagliere è il nostro simbolo, è il simbolo di tutti quei bersaglieri che si sono immolati per la patria. Vedete che è molto folto il nostro labbro, il nostro medagliere, e sono tanti i bersaglieri che hanno perso la vita per la nostra Italia. Il corteo sarà formato da almeno 30-40 mila persone, ma le persone che arrivano sono di più, perché i bersaglieri arrivano con le famiglie e quindi ci sarà una parte di persone. Io direi che intorno a 80.000 ci arriveremo, se non di più. Poi vedremo anche il tempo come ci aiuterà, perché questo è importante. Lo vedrete, ci saranno 70 fanfare, quindi vedrete parecchie persone a collo. Ci saranno anche una cinquantina di pattuglie ciclistiche, tutte con le carriole, la vecchia bicicletta del bersagliere. Sabato sera ci sarà l'esibizione delle fanfare, sono tre le fanfare che si esibiranno, la fanfara di Casoli, la fanfara di Casteldaccia siciliana e la fanfara di San Donà di Piave. Poi, prima di questa manifestazione, ci sarà una sfilata di mezzi d'epoca, mezzi militari d'epoca, messi a disposizione gentilmente dall'ASI che si è prodigata perché ha fatto arrivare questi mezzi da tutta Italia, e poi li vedrete perché sono una cosa bella veramente. Bersagliere a 20 anni, bersagliere tutta la vita. Adesso andiamo a Silvi. La Regione Abruzzo ha finanziato, inserendoli nel master plan, i progetti di completamento della pista ciclabile nella zona centrale del lungomare della cittadina teramana. È stata l'occasione anche per il Partito Democratico, dopo la caduta della giunta Comignani, per rivendicare quanto fatto nei tre anni di amministrazione. Vediamo insieme il servizio. Sarà il terzo binario della ferrovia che attraversa Silvi e che è stato dismesso ad ospitare la pista ciclabile della zona centrale della città teramana. Un'idea partita dal basso, dalla spinta di alcuni cittadini e poi presa in carico dagli amministratori e dalla Regione Abruzzo attraverso l'interessamento dell'assessore Dino Pepe e del consigliere Luciano Monticelli. RFI ha già risposto positivamente, quindi l'iter può essere attivato. Oggi con la nuova delibera abbiamo assegnato ulteriori 1.700.000 euro per completare questa infrastruttura turistica e non solo, per migliorare il lungomare di Silvi affinché possa avere questo servizio ulteriore non solo per i turisti ma anche per i cittadini di questa comunità. L'ente Regione Abruzzo ha un rapporto diretto con RFI, con le Ferrovie dello Stato, perché comunque è una competenza sul trasporto pubblico locale. Io credo che quella del terzo binario sia un'idea vincente, perché rimette in discussione il modello urbanistico della città. Ridare uno sfogo così importante di più di un chilometro di lunghezza non capita a tutte queste città del mare. Se ne ha l'occasione, bisogna sfruttarla al meglio. Dovrà essere il commissario prefettizio a portare avanti l'opera che Silvi attende da anni, vista la fine anticipata della legislatura, con le dimissioni dei consiglieri comunali che hanno fatto cadere la giunta Comignani. Il viceprefetto di Teramo, Samuele De Lucia, ha già dato agli esponenti regionali ampia disponibilità. Per il Partito Democratico Silvarolo, la conferenza stampa di questa mattina è stata l'occasione per rivendicare il lavoro fatto nei 33 mesi di amministrazione. La caduta dell'amministrazione fa parte della storia, bisogna guardare avanti e si porteranno avanti quei progetti che noi avevamo messo in cantiere e che possono oggi essere cantierizzati. Sarà lei a riproporre la sua candidatura? Ma io non mi autocandido a nulla, continuo a ripetere, io sono tornato ad essere un normale cittadino che ama questa città e, come faceva prima che facesse il sindaco, si impegna per il bene di questa città. Se il PD le dovesse chiedere di ricandidarsi?
Io sto a disposizione, ma ripeto, io non mi autocandido a nulla. Più pedali e più guadagni è il progetto sperimentale dell'ADSU di Teramo dal titolo Bike to Study, che prevede un rimborso di 25 centesimi per ogni chilometro percorso dagli studenti con la propria bicicletta per raggiungere l'università. Si parte, via. L'ADSU di Teramo ha messo su pista il progetto sperimentale Bike to Study, che mira ad incentivare le forme di mobilità sostenibile con una nuova formula. Se vai all'università in bicicletta sarai rimborsato con 25 centesimi a chilometro. Oggi finalmente si parte. Ma dove si va? Si va a scuola, si va all'università. I ragazzi sì, hanno aderito, sono una ventina di ragazzi che hanno aderito a questo progetto sperimentale. Oggi installiamo questo tag e scarichiamo l'app per collegare questo sensore in Bluetooth all'applicativo sullo smartphone, e quindi conseguentemente verranno monitorati i tragitti che faranno questi ragazzi dall'abitazione, dal luogo di partenza, che può essere anche la stazione, un pullman, insomma qualunque situazione, all'università dove lo ritengono di andare. E questo tragitto che verrà monitorato daremo ai ragazzi 25 centesimi a chilometro che trasferiranno. Quindi più pedalano più guadagnano. Sì, perfetto. Quindi è l'aperitivo, il caffè, è un diversivo che sicuramente è molto interessante. L'ADSU è sempre più vicino a questi studenti universitari di Teramo. Sì, ci siamo un po' distolti, perché ultimamente eravamo concentrati sulla presentazione della domanda per il recupero di Viale Crucioli, ma stavamo lavorando, infatti oggi nella dimostrazione stavamo lavorando sui nostri obiettivi istituzionali, e la mobilità sostenibile è uno di questi. Al progetto Bike to Study dell'ADSU di Teramo hanno già aderito 20 studenti che hanno montato sulla propria bicicletta l'apparecchio di monitoraggio GPS. Ma la nostra università, anzi la vostra università, sta in salita. Come fate? La nostra, quella di Piano Daccio, la facoltà di Piano Daccio, per un tratto è in salita, per un altro è abbastanza in discesa, quindi è possibile arrivarci. La facoltà di Colle Parco è un po' più problematica, però alla fine la maggior parte dei ragazzi qui sono appunto di medicina veterinaria, che si trova nelle zone di Piano Daccio, che è abbastanza raggiungibile. Domenica si ripete uno degli eventi di maggiore significato per il WWF Italia, cioè la giornata delle oasi, con l'apertura straordinaria delle oltre 100 aree protette che vengono gestite dall'associazione in Italia, apertura gratuita. 6 sono le oasi in Abruzzo. Torna domenica il tradizionale appuntamento con le oasi del WWF, una manifestazione che si terrà in tutta Italia, ovviamente anche in Abruzzo. 7 le oasi a disposizione degli appassionati, ma non solo quelle del WWF. Quest'anno, oltre alle oasi WWF, saranno aperte in tutta Italia le riserve gestite dai carabinieri forestali, quindi dall'arma dei carabinieri. Ovviamente saranno aperte, le attività inizieranno verso le 10. Sarà possibile visitarle gratuitamente sui percorsi naturalistici, ovviamente saranno illustrate le azioni di conservazione e le altre attività che si fanno nelle riserve, nelle oasi, durante tutti i 365 giorni dell'anno. Cosa troveranno gli abruzzesi nelle vostre oasi domenica? Nelle oasi troveranno le bellezze e la grande varietà di biodiversità che fanno dell'Abruzzo ovviamente una delle regioni più importanti dal punto di vista della conservazione della natura e anche dal punto di vista paesaggistico di tutta Europa. Noi ci troviamo ovviamente in una zona di rara importanza, pensiamo semplicemente al valore dell'orso marsicano, e quindi saranno visitabili come lo sono ovviamente tutto l'anno, e noi ci auguriamo che oltre a venire domenica la frequentazione ci sia durante tutta l'estate, durante ovviamente anche magari nei periodi di primavera e di autunno, che sono quelli dove forse si colgono meglio le bellezze del nostro Abruzzo. Ed ora apriamo la pagina dello sport, iniziando dal Pescara e dunque dalla Serie A. Favilli, Orsolini, Ganz e Vido sono alcuni dei nomi sul taccuino dei dirigenti biancazzurri per progettare l'attacco del Pescara per la prossima stagione. Il mercato la fa già da padrone, con la squadra
già retrocessa in Serie B. Intanto lunedì ultima gara casalinga stagionale contro il Palermo, dirigerà Pairetto di Nichelino, il servizio di Andrea Costantini. È una delle pochissime note liete di questa disgraziata stagione del Pescara. Dopo il debutto in bianco-azzurro nella massima serie, Mamadou Koulibaly è diventato in pochissimo tempo il pezzo pregiato del mercato in uscita dei biancazzurri, il giocatore intorno al quale ruotano anche alcune delle strategie in entrata. L'interesse della Juventus è forte, come dimostra l'incontro romano avuto due giorni fa, a poche ore dalla finale di Coppa Italia, dal DS Paratici, con la delegazione del Delfino composta dal presidente Sebastiani, il DS Leone e il club manager Pepe. Per Koulibaly, che in caso di cessione resterà comunque in riva all'Adriatico in prestito nella prossima stagione in Serie B, il Pescara vorrebbe contropartite tecniche da consegnare a Zeman. In cima alla lista ci sono due prospetti, il centravanti Favilli e l'esterno Orsolini. Il primo finirà alla Juventus dopo che l'Ascoli lo avrà riscattato dal Livorno, il secondo è già del club torinese. Averli entrambi sarà estremamente difficile perché sono richiestissimi e potrebbero essere girati in società di Serie A, valutazioni che dovrà fare la Juventus. L'entourage del Delfino ha anche il piano B. In caso di mancato arrivo di Favilli, il nome buono è quello di Simone Andrea Ganz, il figlio d'arte e attaccante moderno e completo, con grande fiuto del gol. Quest'anno è stato limitato a Verona dalla presenza del re dei bomber Pazzini, ma ha comunque siglato gol pesanti per la promozione degli scaligeri, come quello dell'1-1 col Carpi alla penultima giornata. Il modulo zemagnano e la centralità nel progetto tecnico del Boemo potrebbero decretarne la definitiva esplosione. Il Delfino, peraltro, ha seguito con attenzione il finale di campionato di Luca Vido, centravanti di proprietà del Milan e prossimo alla disputa dei playoff con la maglia del Cittadella. Sempre con la Juventus si è parlato anche di Mattia Vitale, giocatore che Luca Leone ha avuto a Lanciano nella scorsa stagione e che in questa è stato girato in prestito al Cesena. Di che entità sarà la portata della rivoluzione tecnica dipenderà dalla consistenza del mercato in uscita. Memushai, Biraghi, Zampano, Brugman andranno via di fronte a delle offerte importanti. Intanto ieri pomeriggio il Pescara ha disputato a Pescina l'amichevole contro l'Unicusano Fondi, squadra di Lega Pro, vittoria 4-1 per i biancazzurri con le reti di Muric, Caprari, Campagnaro e Gilardino. Sempre ieri la Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso del Pescara per Ben Ali, confermate le 3 giornate di squalifica e dunque campionato finito. Restiamo sempre al calcio, ma adesso scendiamo in Lega Pro. È partito questa mattina il Teramo con destinazione una meta intermedia rispetto a Lumezzane, dove domenica i biancorossi giocheranno la partita d'andata del play-out. Problemi per Petrella, che non sarà a disposizione di Ugolotti. Intanto ascoltiamo uno dei protagonisti di questa stagione, il centrocampista Carlo Ilari. No, è la prima volta sì che faccio i play-out e niente, la sto preparando come è giusto che sia, con la giusta attenzione e la giusta concentrazione. Cercheremo di arrivare nel migliore dei modi e stiamo appunto allenandoci per questo. E è scontato dire che saranno due partite difficilissime e che fanno parte di un campionato che non fanno parte del campionato, nel senso che sono due partite a sé e quindi a maggior ragione dovremo prestare attenzione. Io penso che sia giusto non tenerne conto, soprattutto in funzione della gara di andata. Noi dobbiamo fare la nostra partita, dobbiamo cercare di giocarci la partita come è giusto che sia, pensando a far gol e cercando di vincere. Il gruppo è tranquillo e concentrato, che è la cosa più importante. E abbiamo insomma la giusta serenità. È chiaro che la pressione piano piano con l'avanzare dei giorni aumenta e cresce. Dobbiamo arrivare con la giusta attenzione, la giusta concentrazione, senza farci troppo prendere appunto da questa pressione che arriverà sicuramente nei giorni precedenti alla partita. È una squadra che ci può mettere in difficoltà, perché ce lo ricordiamo all'andata che insomma vinse la partita meritatamente e al ritorno riuscì a pareggiare. Quindi se guardiamo le partite che abbiamo fatto con loro dobbiamo prestare molta attenzione. Hanno fatto 4 punti su 6 e questo ci deve far capire che saranno partite difficili. Nelle ultime gare hanno cambiato spesso modulo.
e anche interpreti. Sappiamo che hanno degli esterni molto bravi che soprattutto in ripartenza possono farci male, quindi dobbiamo fare una partita di attenzione senza scoprirci troppo. Riguardo i giocatori in particolare, è ovvio che qualche informazione ce la sta dando, però penso sia una cosa normale, alla fine lui li conosce, quindi qualche piccolo consiglio ce lo sta dando. Poi è chiaro che quando si va in campo non è che contano più di tanto, perché uno pensa ovviamente a quello che deve fare e ai propri compiti, però sì, qualcosa abbiamo chiesto. È tutto per la prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 19. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.